Black non si tocca, da qui non ce ne andiamo! Una multinazionale di un paese che vuole essere modello di socialdemocrazia in Europa si è permessa il lusso, di fronte al blocco di licenziamenti del governo italiano, di proporre alla FIOM, alla FILT e a Nidi, che sono le tre categorie direttamente interessate dalla vicenda FIAC, di proporre il trasferimento di massa di un intero stabilimento dal Sasso Marconi a Torino, sapendo che non è nient'altro che nascondere un licenziamento di carattere collettivo. Noi continueremo ad andare avanti finché non avremo ottenuto il ritiro del trasferimento, finché non avremo ottenuto la garanzia che i lavoratori della FIAC restino al loro posto come tutti gli altri lavoratori del territorio di Bologna. Deve essere chiaro che è un atto contro i lavoratori, ma non solo. È un atto contro una città che vede nella FIAC un'azienda importante del territorio, con una storia. È un atto contro la città metropolitana e la regione, una regione che è dalla parte dei lavoratori, ma è anche un atto contro una Costituzione, la nostra, che difende il lavoro nel primo articolo, e quindi è un atto che deve essere rispedito al mittente, come è stato fatto negli incontri precedenti. L'azienda ha congelato, ma l'idea di proseguire su questa disfatta è chiara e concisa. Loro vogliono proseguire in questo senso. Noi siamo 139 anime, nel senso calcoliamo anche i ragazzi interinali, perché è tutta FIAC. E quando ci è stato comunicato questo, c'è stato veramente un malessere a livello fisico, con cioè chi si sentiva svenire, chi piangeva. Noi non molliamo, mi dispiace, non molliamo, è il nostro posto di lavoro. Oggi la procedura di trasferimento collettivo non c'è più, è stata ritirata, merito della nostra e della vostra determinazione. Ma non facciamoci illusioni, l'avvertenza sarà lunga e complessa, ma l'abbiamo detto dal primo giorno e ribadito in ogni assemblea. Non lasceremo nulla di intentato e andremo fino in fondo. Viva i lavoratori della FIAC, viva la FIOM, viva la CGL, a casa non si torna, la lotta continua.